Bentornati nel forum, vicini con la mascherina, come vedete, perché la situazione è ritornata a essere quello che è. Vi ricordate il Fantasy World Creator, quel grossa scatola di pezzi per mappe e combattimenti, quindi ho solo un pezzettino, che vi permetteva di costruire, diciamo, i vostri ambienti per i combattimenti nel gioco di ruolo, come meglio credevate? Siamo qui oggi a parlarvi di una cosa non assolutamente uguale, ma con utilità simili, diciamo. Sì, perché se da un lato quello andava ad ottimizzare tutta quella parte miniaturistica, sicuramente consentiva a tanti giocatori di risparmiare, quello di cui andiamo a parlare oggi invece è un elemento che andrà ad ottimizzare il combattimento, specialmente per Dungeons & Dragons quinta edizione. E ve lo presentiamo subito. Soprattutto, prima di tutto, ringraziamo Nerd Motel per averci fatto conoscere questo prodotto in anteprima, perché non è ancora sul mercato, approderà su Kickstarter, ma ne parleremo dopo. E ecco qui, è il Combat Folio. E ora apriamolo, sì, ve lo mostriamo in anteprima. Cosa si trova intanto all'interno del Combat Folio? A parte il biglietto da visita. Esatto. Una pratica bustina per portarsi dietro tutti questi elementi ogni volta che dobbiamo andare a trovare i nostri amici, bisogna farlo con stile. Esatto. C'è questa busta per i dadi che contiene dei dadi, evidentemente. Oh, ma che tipo di dadi, tra l'altro? Sono dei dadi particolari perché, non so se si vedrà poi più da vicino, sono morbidi. Sì, fatti sono, a mano. Sì, fatti a mano di silicone, possono essere utilizzati come dei dadi, effettivamente. Oppure a quanto pare anche come da cancellare se vi mancano al tavolo. Sì, cosa che però, lo dicevamo prima, è un po'... triste. Triste, sì. Perché consumi il dado, Sì, ma vabbè, comunque almeno non c'è più la scusa che mancano le gomme mancano al tavolo. Mancano le gomme, esatto. Esatto. Quindi, due pennarellini alcolici per segnarci le cose sul combat folio. Cancellabile, ovviamente. Ovviamente sì. Con la spugnetta. Il pezzo forte che ora andiamo finalmente a mostrarvi, ovvero il combat folio vero e proprio. Tieni uno per te. Sì, ce n'è uno rigido e questo, come vedete, è morbido. Esatto, perfettamente identici. Si tratta appunto di uno schedario per ottimizzare i combattimenti di Dungeons & Dragons quinta edizione tramite tutta una serie di voci che possiamo tranquillamente segnare qua e non su fogli volanti come siamo abituati a fare. Avete presente, no? Quando i combattimenti diventano lunghi e si iniziano a avere tanti tipi di effetti, uno accecato, uno è... avvelenato, uno per tot turni, uno per gli altri, e vai a ricontrollare sul manuale come funziona. Esatto, quello. Poi ci sono quei giocatori che ne tengono conto, quelli che non ne tengono conto, i master che si scordano. Con questo non abbiamo più scusa, anche perché, come vi facciamo vedere, potete segnarveli ognuno nella propria colonna, ma soprattutto non ci sarà bisogno di ricontrollare il manuale, perché dietro sono segnati tutte le descrizioni degli effetti di controllo. Esatto, e sì, vedo che ci sono tutti, quindi penso poi in realtà possa essere utilizzato per anche altri tipi di gioco, perché comunque il layout è molto molto semplice. Sì, in generale per i combattimenti di un tabletop RPG, sì, normale. Sì, va bene, magari i vantaggi e svantaggi sono un pochino più specifici. Molti di voi staranno pensando, ma esistono le app per cellulare? Ma volete mettere avere due di questi che sono sul tavolo pronti così per essere fatti le crocette? Senza batterie che si scaricano ogni due secondi? Sì, oppure che magari l'unico giocatore che c'ha l'app e è molto, secondo me, non riesco più a tirarlo su, è molto più pratico, secondo me. Dai, ci fate anche una bella figura a tirare fuori il combat foglio con il gruppo che gioca per la prima volta, così può... Esatto, e poi soprattutto qui mi dico una cosa che ho sempre pensato: effettivamente i combattimenti di Dungeons & Dragons in generale, ma anche quinta edizione, sì, hanno tutte quelle caratteristiche che tendono un po' ad allungare. Non stiamo parlando dei combattimenti base, ma magari quello con il boss o con il nemico un pochino più noioso. Abbiamo quindi un elemento che aiuta a semplificarlo, una lettura più veloce, istantanea al tavolo, quindi sì, non c'è più bisogno di accumulare scartoffie. Poi, sinceramente, a me giocando a D&D è capitato di fare strategie con i compagni non ricordandosi che magari uno, non lo so, è avvelenato e potrebbe morire il turno dopo, quindi esatto, questo potrebbe anche dare una visione più globale del tavolo, sì. Si tratta di un prodotto, come abbiamo detto all'inizio, che approderà tra pochissimo su Kickstarter. Noi vi lasciamo i link in descrizione per poter seguire la campagna nel momento in cui avrà inizio, e lo consigliamo sinceramente, perché Dungeons & Dragons è il gioco di ruolo più giocato al mondo, ci sarà un motivo. Ogni tanto servono questi trucchetti per migliorare l'esperienza e sono, esatto, dell'idea che siamo di fronte ad un prodotto che merita tutta la nostra attenzione. Quindi... che dire,
Ringraziamo di nuovo Nerd Motel per avercelo fatto conoscere e, chiediamo scusa per il ritardo, perché questo video sarebbe già dovuto uscire da un po' di tempo, ma signori, mondo in tilt da un anno. Esatto, non serve ripeterlo. Ringraziamo voi per aver visto questo video, per aver guardato questo video. Vi invitiamo, se vi è piaciuto, ovviamente a mettere mi piace, a condividere, passare dai nostri social, Facebook, Instagram, abbiamo anche un gruppo Telegram se vi interessa. E nulla, a questo punto direi Francesco e Daniele dal Forum Sentenziam chiudiamo. Sì.